Volevo chiedere questo a Odifreddi, al professore. Professore, secondo lei ci sono più anime all'interno del Movimento 5 Stelle e questo potrebbe definire il quadro che ci sarà nei prossimi giorni? Cioè questo incarico istituzionale, no, da esploratore a Fico, potrebbe rivelarsi invece un incarico vero e proprio, essendo Fico quello la sinistra, identificato come la sinistra? Un attimo solo, Odifreddi, c'è Di Maio forse che parla. Chiedo scusa. Di Maio! È una situazione obiettivamente molto complicata. Ma lei è un pazzo, ci sono dei bambini qui. Vabbè, usciamo per ora da questa situazione e diamo la parola a Odifreddi. Professore. Sì, dunque, anzitutto io non credo all'esistenza dell'anima, quindi comunque capisco la domanda, no? E effettivamente, ma questo è vero in tutti i partiti, cioè era persino vero nell'Unione Sovietica che ci fossero tante anime, per così dire, laiche dentro il partito, e non un caso che poi governava Stalin perché stava al centro e non era né a sinistra né a destra. Il Movimento 5 Stelle non fa ovviamente eccezione in questa cosa, e è vero, Fico adesso è diventato un personaggio istituzionale. Io tra l'altro trovo un po' anacronistico questo fatto che soltanto perché uno è stato eletto qualche settimana fa automaticamente diventano, perché c'ha il cappello, una persona istituzionale e quindi gli si dà l'incarico, ma comunque capisco i giochi della politica. E effettivamente però, poiché Fico è l'anima sinistra, diciamo così, del movimento, dare a lui un incarico potrebbe effettivamente preludere poi a un accordo col PD. Allora, Però io non ci credo molto. Non ci crede molto, però noi abbiamo un PD in studio, Odifreddi, e diamo subito la linea a lui e cerchiamo di capire il PD cosa risponderebbe ad un'apertura chiara, evidente da parte di Fico.